Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta per questa serata perché è stato un successo in qualche modo. L'anno passato non abbiamo potuto farla per il Covid. Quest'anno grandi sacrifici anche perché per avere la piazza non è stato facile con tutte le restrizioni che ci sono state per la sicurezza. E però ci siamo riusciti, diciamo che ci sono stati 42 cani che hanno partecipato, e è stato tutto sommato bello perché molti cani belli, molti cani grossi, ma anche abbiamo dato anche un premio al cane mignon, ci sono stati i due primi Miss e Mister, cani di taglia grossa. Abbiamo chiamato come prima battuta un cane disabile che è stato adottato da Simona e Massimo e gli è stato dato un riconoscimento da parte dell'associazione Animal House, perché comunque si sono presi cura di un cane che era al canile, che noi abbiamo salvato, di un cane che non la parte posteriore purtroppo non, quindi non cammina, ma due persone squisite, e quindi sono stati diciamo premiati per l'impegno. Sono stati premiati 15 cani alla simpatia, cane scodinzolo, il cane con le orecchie più lunghe, insomma ci sono tanti premi alla simpatia, e due Miss e Mister, che cani veramente belli. Da tanti anni vengo chiamata da Francesca a presentare questa manifestazione, che per me è un piacere perché io mi diverto in mezzo agli animali, io adoro gli animali, e poi perché mi piace supportare il messaggio che comunque questo evento vuole dare ogni volta. Praticamente spingere alle adozioni, i canili sono pieni, veramente ci sono tantissimi cani che aspettano un proprietario che li vada a prendere, e quindi poter veicolare questo messaggio divertendomi mi piace addirittura due volte, e passare serate così ben vengano. Peccato che c'è una volta all'anno soltanto, perché io sono comunque sempre disponibile.